Sono circa 3.000 i civitavecchesi che in queste ore sono alla ricerca del nuovo medico di medicina generale al quale affidarsi. Il numero enorme di cittadini che sono al momento privi del dottore di famiglia è dovuto al fatto che tre professionisti sono andati contemporaneamente in pensione, oltre alla prematura scomparsa dello stimatissimo dottor Filippo De Angelis Dostà. La scelta può ricadere sui 43 medici di medicina generale presenti attualmente a Civitavecchia, anche se per 19 di loro l'assegnazione può avvenire solamente tramite deroga, legata al ricongiungimento familiare. Tradotto, il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare. Per 3.000 civitavecchesi, quindi, è partita la corsa al cambio del medico di famiglia. Vista la mole di persone che necessitano del servizio, la ASL Roma 4 è corsa ai ripari, ampliando gli orari dello sportello CUP di Via Etruria per le sole operazioni di scelta del medico di medicina generale presso il distretto 1. Esclusivamente per tutto il mese di novembre, oltre che di mattina, dalle 8.30 alle 11.30, lo sportello sarà attivo tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18. L'azienda sanitaria locale ricorda però che la scelta del medico può essere effettuata in qualsiasi momento, anche da remoto, andando sulla sezione dedicata del sito di Salute Lazio. Per i più pratici, basta avere lo SPID attivo, sapersi districare sul sito della regione e con un clic la scelta è bella e fatta.